Un cordiale saluto a tutti dalla Campagna Veneta. Qui siamo a Piove di Sacco, in provincia di Padova, in un campo di canapa. Pensate un po', la canapa un tempo era familiare delle campagne venete, oggi è una rarità. Comunque si cerca di rilanciare questo prodotto che dicono sia eccezionale per tantissimi aspetti. Con me c'è Davide Busato, che è un coltivatore di canapa, nonché anche vicepresidente dell'associazione di canapicoltori, no? Ecco, si tenta di riscoprire questo prodotto, perché? Perché può essere una risorsa molto importante per l'economia agraria, sempre più in difficoltà con le vecchie colture. In più si va a riscoprire una coltura che, oltre che essere interessante... Era familiare un tempo nelle campagne verdi. Io stesso, mio papà e mia mamma coltivavano la canapa, io ho dormito su lenzuola di canapa. Sicuramente era una risorsa molto importante per le aziende del territorio. Teniamo presente che l'Italia era secondo produttore mondiale di canapa e il Veneto seconda regione in Italia proprio per produzione di canapa e per ettari coltivati. Perché è stata dimenticata questa coltura? Un po' per le difficoltà di lavorazione, che ci sono dei video d'epoca che dimostrano proprio che le lavorazioni erano impegnative, e anche perché sono subentrate le nuove tecnologie, in primis quella della plastica, quindi costi molto più bassi e lavorazioni più veloci. E poi c'è un altro motivo che vedremo. Intanto il sommario di questa puntata dedicata alla canapa. Fino al secondo dopoguerra la canapa era una risorsa familiare nelle nostre campagne, in particolare nel Polesine, poi è stata dimenticata. Se ne stanno riscoprendo i valori di pianta forte, ricca di proprietà, con la quale si fanno tantissime cose: cibo, vesti, bevande, corde, farmaci naturali. Sono suggestivi gli orti di Cavallino Treporti visti dal drone, un tesoro della laguna veneziana che rischia di andare disperso. Coltivare ortaggi non dà reddito, un'agricoltura preziosa ma dimenticata e non sostenuta. Due giovani pastori pascolano un gregge di 800 pecore sul Grappa, hanno poco più di 20 anni, sono felici di vivere all'aperto, si amano ed amano la natura, l'ambiente e la vita libera benché dura. In 15 anni è scomparso un terzo dei frutteti italiani, stessa situazione nel Veneto. Produrre frutta non conviene, troppe spese a fronte di un reddito inesistente o quasi. Nel Veronese, in particolare nel territorio del Garda, si è sempre più preoccupati per la moria dei kiwi, una patologia micidiale che porta alla morte delle piante. Torniamo alla nostra canapa, la canapa sativa questa, non è la canapa indiana, quella dell'hashish per intenderci, no? Però assomiglia molto, chi il profano non riesce a distinguerla? No, il profano sicuramente non la distingue perché la pianta è la stessa, cambia solo... Stessa famiglia, cambia solo genere, una appunto come dicevi è indica, questa è sativa, ossia la definizione vuole che sia canapa di tipo industriale, quindi liberamente coltivabile in Italia, proprio perché è una canapa che serve poi all'industria. Però la si può coltivare, però è bene denunciare la coltivazione, no? C'è un po' questa indicazione. Diciamo che non è un obbligo, ma è un consiglio che diamo anche a livello associativo. Perché? Perché semplicemente per avvisare che in quella zona c'è una coltivazione di canapa. Giusto perché non si incorra in falsi allarmismi, il vicino di casa che chiama la polizia, ma anche proprio per dire: guarda che sto facendo una coltura che può essere anche scambiata per un'altra, insomma. Sì, perché può succedere che il vicino dica: ma ci sono 2 ettari di canapa indiana. Sì, effettivamente, siccome assomiglia tutto per tutto a quella pianta lì, è chiaro che chi vive un po' nell'ignoranza della cosa può anche viverla in questo modo e quindi creare un allarmismo che invece non c'è, insomma. Questa è una pianta assolutamente innocente. Questa è completamente innocente, è la cugina buona, quella che effettivamente non crea nessun problema grazie proprio alla selezione che ci sono stati negli anni, si ha un basso tenore di THC. Qui vedo una stranissima pianta. Questo è lo stramonio, ecco, questa forse è... La pianta del diavolo. La pianta del diavolo, questa sicuramente è una droga molto più pericolosa rispetto ad altre. È una pianta che nei nostri campi si trova spesso, ovviamente va estirpata manualmente per chi fa agricoltura biologica come me e chimicamente, ahimè, per chi fa invece altri tipi di coltivazioni, insomma. Una scheda sulla coltivazione di canapa nel Veneto. No,
no, queste non sono piante di canapa indiana da cui si ricava la droga leggera, l'hashish o la marijuana. È canapa sativa che appartiene alla famiglia delle cannabacee, la stessa della canapa indiana. Chi non se ne intende fa fatica a distinguere la canapa sativa dalla indica, più conosciuta come indiana, simili le foglie dal bordo seghettato, più o meno la stessa altezza. Un tempo era familiare nelle case rurali del Veneto. Era una pianta preziosa perché forniva tessuto per abiti, per corde, tappeti, arredo, per la carta. L'Italia è stato il secondo produttore del mondo di canapa, poi la produzione crollò con l'arrivo del petrolio e dei prodotti da petrolio. In sostanza su di essa si imposero le invincibili lobby americane del petrolio che sarebbero state determinanti anche nel far promulgare il Marijuana Tax Act del 1937, con il quale si è messa al bando la canapa indiana negli Stati Uniti e quindi in quasi tutto il mondo. La legge finì per fare di ogni erba un fascio e si penalizzò anche la canapa sativa, che non ha nulla a che vedere con la droga leggera. Oggi c'è una riscoperta della canapa come pianta ecologica, versatile, ricca di proprietà. Con prodotti ricavati dalla canapa sativa ci si veste, si mangia, si beve, ci si cura, si costruiscono case. I prodotti di canapa vanno sia alla linea uomo per l'igiene che alla linea di prodotti secchi che facciamo fare noi e anche la linea ovviamente semi. Ma chi li cerca? Tutti, dai bambini agli adulti agli anziani, è una linea che va sempre molto bene perché... Il motivo? Beh, per prevenzione prima di tutto, perché la canapa è un ottimo prodotto per far prevenzione e inoltre è curativa, quindi per patologie della pelle, per il colesterolo, per tutto quello che possa necessitare di omega 3 omega 6, la canapa è in prima linea, è un prodotto vecchio ma nuovo che deve essere diffuso. Non è che subconsciamente qualcuno cerchi anche un po' gli effetti quasi della canapa indiana? Beh, qui non è il posto giusto perché qui THC non ce n'è, è un prodotto completamente privo di THC, naturale, a scopo alimentare. Una pianta che si sta rivelando attualissima proprio nel segno dell'ambiente, dell'ecologia, della sostenibilità. Nel Veneto, negli ultimissimi anni, c'è stato un boom di coltivazione di canapa sativa. In Italia si sono superati 3.000 ettari, nel Veneto siamo a 250 ettari circa, lavorati da un centinaio di coltivatori. Andrea Milani è un giovane ricercatore universitario che ha deciso di seminare la canapa sativa in alcuni campi familiari. La sua testimonianza. Da quanto tempo pianta la canapa sativa? Questo in realtà è il primo anno, abbiamo seminato a maggio, abbiamo fatto questo tentativo, però sì, è il primo anno in realtà. Che cosa si aspetta? Mi aspetto di raccogliere una discreta quantità di seme da cui poi Asso Canapa ricaverà una serie di prodotti del seme, fra cui seme intero, seme decorticato, olio di canapa e una serie di altri prodotti. Che problemi hai incontrato? Ma al momento il problema, se così si vuole chiamare, è la coincidenza con le condizioni meteorologiche e la semina nel periodo più adatto. Poi c'è un problema di filiera. Sì, la filiera a mio parere, ma credo anche nei pareri di Asso Canapa, è ancora un po' problematica, nel senso che... Cioè non si sa dove portarla, la si porta distante... Sì, diciamo che per quanto riguarda il prodotto seme, la collocazione dal punto di vista del mercato è più semplice, perché esistono già una serie di sottoprodotti di cui esiste una richiesta da parte del mercato. Per quanto riguarda invece la canapa prodotta per la fibra che c'è all'interno del canapulo, la filiera è un po' più complessa, perché servono dei centri di trasformazione che prevedono grossi investimenti. Che non ci sono in questo momento qui in zona, perlomeno nel Veneto. E che sicuramente non potranno arrivare dai piccoli agricoltori. Davide Busato, a che punto la maturazione di questa canapa? Qui siamo a buon punto, vediamo infatti che il fiore sta lasciando posto al seme, teniamo conto che questa è una pianta cosiddetta monoica, cioè che nasce maschio e si autoimpollina e diventa femmina, grazie proprio alle resine che fissano il polline del fiore che poi diventa frutto. Questa qua tra un mesetto circa si può cominciare a raccoglierla con le mietitrebbie. Quando la si semina? Si semina da metà aprile a metà maggio, poi a seconda della tipologia di canapa che vogliamo ottenere, insomma. Qualcuno ha avuto la tentazione di usare questa canapa anche per ricavare qualcosa da fumare? È un'esperienza che ho vissuto personalmente qualche anno fa, dei ragazzini venivano nel mio campo, prima prendevano qualche foglia, poi prendevano le cime e si vede che sentivano che non funzionava e quindi poi hanno cominciato a strappare qualche pianta, poi hanno capito che era meglio lasciar perdere, insomma, ed è così, insomma. Se non altro non hanno fumato niente che gli facesse male. Le notizie adesso di Agricoltura Veneta.
In 15 anni è scomparso un terzo dei frutteti italiani. Produrre frutta non conviene più per i costi sempre più elevati e per il reddito sempre più basso. Si spende molto, si guadagna poco o niente e spesso si va in perdita. Se ne è parlato nella giornata dell'ortofrutta organizzata nell'ambito dell'Expo di Milano. I dati in rosso sono di fonte ufficiale, arrivano direttamente dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Nel frattempo c'è stata un'invasione di frutta importata che ha determinato un aumento delle importazioni del 37%. Sul settore pesa inoltre la riduzione dei consumi interni. I frutti più sacrificati, limoni, meno 50%, pere, meno 40%, pesche, nettarine, arance, mele. Sono dati che rispecchiano anche il frutteto veneto. Nel Veronese si è sempre più preoccupati per la moria del kiwi, una patologia micidiale che provoca il progressivo deperimento delle piante fino alla loro morte, delle quali marcisce l'apparato radicale. Si ipotizza che sia dovuta alle troppe piogge, ma le cause in realtà non sono ancora ben individuate. Ci si è rivolti al governo per chiedere aiuto e risorse per la ricerca, si è bussato alle porte della Regione Veneto e dell'Unione Europea. Nel Veronese sono investiti a kiwi più di 2.000 ettari, due terzi del Veneto, che è tra le regioni in testa per produzione di kiwi, la quale nello scorso anno è stata attorno alle 61.000 tonnellate. Con il 13 agosto sono entrate in vigore le norme attuative della legge 77 del 2011 sulla quarta gamma, vale a dire verdura e frutta fresche, pronte per il consumo. Riguardano tutte le fasi della lavorazione, produzione, confezionamento e distribuzione. La nuova disciplina si differenzia dalle disposizioni di altri paesi come Francia, Spagna e Inghilterra per essere vincolante e più severa quanto a sicurezza alimentare e quindi a garanzie per i consumatori. L'Italia, con il 26% del mercato, in Europa occupa il secondo posto dopo la Gran Bretagna. Nel Veneto, in particolare in provincia di Padova, sono presenti aziende di quarta gamma di primaria importanza che operano sia sui mercati nazionali che esteri. La vecchia e la nuova agricoltura in vetrina a Mirano, in provincia di Venezia, una manifestazione arrivata alla 22esima edizione. È in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Sarà soprattutto la festa dei prodotti del territorio. L'obiettivo della manifestazione è creare un'occasione d'incontro con la tradizione agricola e nello stesso tempo presentare l'attualità, che cosa oggi si produce e come, mettendo in particolare rilievo l'impegno per un'agricoltura sostenibile, attenta all'ambiente e alla salubrità dei prodotti. Siamo sempre a Piove di Sacco in provincia di Padova per parlarvi di canapa, di coltivazione della canapa sativa, una pianta che in questi ultimissimi anni è rilanciata. Sì, c'è uno sviluppo negli ultimi 3 anni, specie se pensate che siamo partiti dagli 8 ettari di 3 anni fa e quest'anno copriamo una superficie di oltre 200 ettari in Veneto, per cui c'è sempre maggior interesse per questa coltura e fortunatamente... Come si spiega questo interesse? Si spiega un po' per la richiesta di rotazione poi delle colture, si spiega con la ricerca poi di un prodotto che sia di una cultura che sia alternativa alle classiche mais e soia che ci sono dalle nostre parti, e forse qualcuno anche comincia a fare un po' di coscienza, di autocoscienza, pensando di avere un po' una soluzione ai mali delle nostre terre, insomma. Senta, ho letto che è una pianta, la canapa, autodiserbante, però vedo tantissime erbe selvatiche, erbe cattive tra la canapa qua. Questo è proprio l'esempio di quello che succede da tanti anni di monocultura, cioè coltivando sempre gli stessi prodotti, le stesse colture, si creano dei terreni abbastanza sterili con poi tutte le infestanti che la fanno da padrona. Io presumo che se quest'anno non ci fosse stata la canapa, che appunto va ad attenuare quella che è la presenza di erbe infestanti, sarebbe stato molto peggio. Qui sarebbe proprio il regno della sorghetta nella fattispecie. Ci fermiamo un attimo per pubblicità, restate con noi subito dopo un servizio dedicato a due giovani pastori, poco più di 20 anni. Li abbiamo incontrati alle pendici del Monte Grappa.